Milano Summer Festival continua a crescere e va di corsa. Musica, spettacolo, divertimento e momenti di sport, come con la Tornado Summer Run. La Tornado Summer Run, prima edizione 2017, percorso bellissimo, velocissimo, potete confrontarvi con i migliori specialisti del Veneto e anche non, gara competitiva, non competitiva, aperta a tutti, passeggiata anche di 5 km. Alle 19.30 il via a questa corsa organizzato dal Tornado Trail Running, in collaborazione con il Milano Summer Festival. È la prima edizione, è un giorno infrasettimanale e fa molto caldo, ma sono oltre 750 i partecipanti per questa 10 km competitiva, a cui sono abbinate le corse camminate di 5 e 10 km non competitivi. A gustarsi la partenza anche il presidente dell'Associazione Volare e patron del Milano Summer Festival, Paolo Favaretto. Tutto bene, la corsa secondo me è stata indovinata veramente. Non pensavo tanta gente così in partenza. È una soddisfazione. Arrivano anche gli ultimi ritardatari lanciati alla partenza dallo speaker Marco Canistri. È il momento del running, tutti corrono a qualunque ora, a qualunque momento. È un'attrattiva, ma soprattutto è importante questo matrimonio con i ragazzi del Milano Summer Festival. Musica, un connubio magnifico insieme alla corsa. Tu come speaker hai avuto modo di vedere il tracciato? Beh, è un tracciato filante, quindi che consente di far girare le gambe agli atleti. Naturalmente la difficoltà sarà il caldo. In attesa dei primi arrivi, sul palco del Milano Summer Festival cominciano le prove di Lei Yang, l'artista che si esibirà subito dopo le premiazioni. Ci spostiamo di corsa al traguardo ed ecco il primo assoluto, è Simone Goppo del Tornado Trail Running. Non era così sicura questa vittoria perché c'erano degli avversari di ottimo valore, però oggi secondo me ha fatto tanto la mia voglia di vincere per la mia società, per ringraziarli di questo evento, il primo, e spero che sia il primo di tanti e di migliori. Ma il percorso era veloce, lunghi rettilinei, poche curve, pochi sali e scendi, quindi era adatto per fare un ottimo tempo. Sicuramente il tempo non ha fatto la sua parte perché era troppo caldo per spingere fino alla fine. Si rischiava di pagarlo grosso partendo forte. Prima edizione, dove può migliorare? Ma sicuramente ha un ampio margine di miglioramento perché essendo la prima non si è subito preparati per un evento del genere. Però come inizio non è sicuramente male, siamo partiti con il piede giusto. Dietro di lui, secondo, Benazzouz Slimani. E terzo, Stefano Genda. Poi Giacomo Esposito, Alberto Rec e ottimo piazzamento per Giorgio Zanta. Bene, bella gara, tanto caldo, però gestita bene, sono contento davvero. Dove può migliorare questo percorso, tu che ne hai viste tante di corse? Ma migliorare, dai, guarda, devo dire la verità, non ho avuto pecche. Chiaro che quando si va sui sassi non è facile, sul pezzo vicino al passante non è facile. Però ci sta, su una gara a 10 km. Ecco, se si evitasse quel pezzo là, con qualche altro pezzo asfaltato, per me sarebbe meglio. Però, ripeto, percorso ottimo, devo dire la verità. Sono contento, dai. Complimenti agli organizzatori e alla prossima. Ancora altri arrivi. E in attesa della prima donna, troviamo Pietro Bernardoni, atleta, allenatore e dirigente FIDAL. Allora, qui a Milano troviamo Pietro Bernardoni. Che momento sta attraversando la FIDAL? Dopo le ultime Olimpiadi, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, l'atletica generale in Italia, sta vivendo un momento, un attimo di difficoltà, ma la voglia di crescere, soprattutto cercando di investire più sui giovani, è tanta. Soprattutto stiamo cercando di lavorare molto sul settore tecnico, perché comunque senza un buon tecnico, senza una persona preparata a far crescere questo settore giovanile, per farlo diventare comunque assoluto, non riusciamo comunque ad andare da nessuna parte. Vediamo se la strada è quella del migliore. In ambito comunque provinciale, essendo io consigliere provinciale di Venezia, la situazione comunque è molto molto buona. Venezia sta veramente da 2-3 anni a questa parte, sta crescendo e sta lavorando molto bene su questo aspetto qua dei giovani. E arriva la prima donna, la brava e simpatica Laura Dallamontà.
diciamo che i 10 km non sono proprio per me, però oggi mi sentivo abbastanza bene. Quando ho visto che ai 3 km stavo ancora bene, ho provato un po' a spingere. Il percorso è abbastanza bello, non ha tantissime curve ed è abbastanza veloce. Quindi ci sono delle parti con la ghiaia, ecco, forse quelle sono un po' da migliorare, però il percorso non è male. Il tuo momento di forma? Allora, sto molto bene, però forse per le cose un po' più corte. Adesso ho lasciato un po' andare il chilometro perché io faccio pista e faccio cose un po' più corte, sui 1.500-3.000 massimo. Ho già fatto i campionati italiani nei 3.000 siepi che sono andati molto bene. Quindi diciamo che adesso farò un mese di gare, poi mi alleno e poi a settembre di nuovo gare. Quindi migliorare i 3.000 siepi, diciamo. Dietro di lei un atleta esempio, Giovanna Ricotta. Terza, Alessia Danieli, del Tornado Trail Running. Giovanna, allora è stata dura? Sì, dai, abbastanza per il caldo, poi rientravo da un infortunio, quindi ero ferma dalla run 90, quindi però bello, dai, il percorso insomma vario, un po' sterrato, no, bello il percorso. A cosa ti stai preparando tu particolarmente dal punto di vista sportivo in questo periodo? Io sono fissata con le mezze, quindi a settembre qualche mezza vorrei ritornare a fare 1.19 perché ultimamente qua i tempi si sono alzati, vorrei ritornare a fare 1.19. No, il percorso comunque era bello, insomma, più che altro purtroppo troppo caldo, cioè, per tutti, io l'ho sofferto tantissimo. E ancora, quarta, Elena Camali, quinta, Rossella Guariniello e sesto posto per Chiara Marcato. Applausi al passaggio della grande Giovanna Volpato, che accompagna all'arrivo Silvi Turcato ed Erika Michelin. E per Erika oggi è un giorno doppiamente speciale. Qui Erika è il giorno più bello, festeggia il suo compleanno e noi da grandi amici la prendiamo con secco come fosse pioggia. Esatto, ciao! Ciao. Allora, intanto hai corso come pacer con Giovanna Volpato. E quindi è stato un bel regalo. Super onore, sì, un onore, un regalo grande. E poi ho corso con Silvi, doppio regalo. E poi con tutti gli amici miei sono a camminare da qualche parte, che sono venuti a... e quindi tutti qua, cognatina, tutti quanti. Arrivi e ancora arrivi. Una volta tagliato il traguardo si va subito in zona ristoro finale, dove gli atleti e volontari del gruppo Tornado Trail Running assistono tutti i partecipanti fornendo loro bibite e frutta. E tra di loro scorgiamo anche Silvia Serafini. Silvia Serafini, meglio correre o dare conforto agli atleti che hanno appena corso? Correre, correre. Altro che non... Guarda, ammiro moltissimo i volontari da oggi in poi, veramente... Altro che correre, questa è la vera fatica. Si beve tantissimo, l'idratazione è importantissima. E c'è chi arriva e si svuota in testa una bottiglietta d'acqua. Adesso come si sta? Benissimo. Intanto si comincia a distribuire la pasta preparata dai bravissimi volontari. E in attesa della sua porzione troviamo Mattia Favaretto. Com'è andata? Ci ho provato, è un bel giro, non corro più di tanto, io sono comunque sportivo e è stato bello veramente, un bel gruppo, mi sono divertito. Il caldo l'hai sofferto? È abbastanza caldo, sì, però il ristoro ha fatto la sua parte. Prima delle premiazioni troviamo anche Diego Avon, atleta di rango del Tornado Trail Running. Oggi non ha corso, ma ha scortato in bicicletta gli atleti partecipanti per tutto il percorso. È una bella emozione e sono contento perché insomma era la prima edizione, ci sono state tante persone che subito hanno aderito a fare sia la competitiva che la gara, la non competitiva aperta a tutti. E purtroppo ci sono stati 2-3 episodi nel percorso non dovuti all'organizzazione e di cui ci dispiaciamo e siamo sicuri che nelle prossime edizioni magari non succederà, appunto proprio perché questa è la prima. Però bene o male le persone alla fine con cui ho parlato sono contente, è andato tutto bene. E sono stati fatti anche degli ottimi risultati, per cui insomma moderatamente soddisfatti. Una prima edizione senz'altro positiva e che può continuare a crescere e a migliorare. E nello stand Tornado troviamo uno stanco ed emozionato Marco Famengo. Allora, buona la prima, ci sono stati dei numeri che non ci aspettavamo, è andato bene un po' tutto, siamo contenti di aver dato da mangiare a tutti, da bere a tutti. Alcune piccole incomprensioni sul percorso ci sono state, sicuramente miglioreremo la prossima volta,
è una startup anche per noi, e quindi la prossima volta troverete più ristori, più assistenza, più gente e soprattutto una gara più bella. Il bilancio è positivo, il feed è positivo, la gente è stata contenta, molta gente si è fermata qui fino a tardi. Il terzo tempo è importante quanto la gara stessa. Lo stare insieme e lo sport hanno vinto ed è stato un successo anche per il Summer Festival. Dove può arrivare la Tornado Summer Run? La Tornado Summer Run arriva sicuramente alla Tornado Winter Run, che si svolgerà sempre qui a Milano, sul medesimo percorso omologato per 10 km, il 15 gennaio 2018. Ricordiamo, chi è Tornado? Tornado è una società nuova, nata all'inizio del 2017, per volontà mia e di Diego Avon. Abbiamo cercato di creare un qualcosa che non c'era prima. Vogliamo mettere in condizione gli atleti elite di fare gli atleti elite e di mettere in condizione chi vuole iniziare a correre di farlo nella maniera giusta. Le porte della società sono aperte a tutti, non esiste squadra top, squadra non top, tutti possono iscriversi a Tornado ed è quello che vogliamo un po' sfatare, è il mito di squadra elite. Le porte sono assolutamente aperte, i tesseramenti sono aperti e vi aspettiamo per il 2018 con grandi novità.